Questi sono i giorni dell'Europa e la Toscana li celebra anche con una seduta solenne del Consiglio regionale a cui partecipa il nostro ministro degli esteri. L'assemblea in realtà fa anche di più: all'unanimità tutti i consiglieri votano l'istituzione del premio intitolato a Davide Sassoli. Sarà assegnato, come è già accaduto per la prima edizione, alle tesi di laurea discusse negli Atenei toscani sul tema del rapporto tra Europa, regioni e cittadini. La seduta del 3 maggio si era aperta con il ricordo commosso di Barbara Capovani, la psichiatra uccisa a Pisa in un terribile agguato. C'è anche il ricordo dell'ex consigliere regionale e anche sindacalista ed europarlamentare Guido Sacconi, che per un anno, nel 1998, fu vicepresidente dell'Assemblea. Numerosi documenti discussi e votati in aula, ed è stata approvata anche la cosiddetta legge di manutenzione che fa aggiustamenti tecnici di 8 leggi regionali. Penso che dobbiamo trovare modo per tenere vivo questo ricordo insieme, poi sceglieremo qual è il modo più giusto e più adatto, perché quello che è accaduto non accada mai più. Ecco, quindi vi chiedo per questo un minuto di silenzio in ricordo della dottoressa Barbara Capovani. Poco prima della grande fiaccolata nel centro di Pisa, il Consiglio regionale tutto si ferma per ricordare Barbara Capovani, la psichiatra uccisa all'interno dell'ospedale Santa Chiara. Poche parole in aula e tanta commozione. Un minuto di silenzio per ricordare la psichiatra Barbara Capovani, la sua morte violenta, per mandare un messaggio di cordoglio, di vicinanza a tutta l'Assemblea legislativa, al suo compagno, alla sua mamma, alle sue figlie. È difficile trovare le parole in questi casi, c'è tanta rabbia, tanto sgomento, ma l'impegno di portare avanti le battaglie la dottoressa Capovani su cui stava lavorando, di fare in modo che i suoi gesti di solidarietà, come l'ultimo di aver donato i suoi organi per salvare la vita di tante persone, possono avere ancora un seguito. Il nostro impegno è di non dimenticare e di fare in modo che l'Assemblea legislativa porti avanti le battaglie che la dottoressa Capovani stava mettendo in campo anche attraverso la giustizia. Poi, nelle interviste successive, i consiglieri parlano anche delle cose da fare nella nostra regione, non solo, per contrastare un fenomeno, la violenza sugli operatori sanitari, che purtroppo è sempre più frequente. In Toscana in questo momento ci sono 70 persone in attesa di poter scontare la propria pena dentro una REMS. Quindi ci sono 70 persone che dovrebbero stare in carcere, che anziché in carcere perché sono pazienti psichiatrici dovrebbero scontare la propria pena in una REMS, e siccome non c'è posto nella REMS sono a carico delle famiglie e a carico degli psichiatri. Seconda questione, la psichiatria infantile. Non esistono in Toscana posti letto in reparti psichiatrici dedicati ai minorenni, il che significa anche in questo caso che i minorenni o vengono messi in reparti per maggiorenni, probabilmente in un contesto drammatico che va a aggravare una situazione già fortemente compromessa, o come sopra vanno nel carico degli psichiatri e a carico delle famiglie. Bisogna creare posti letto per psichiatria infantile all'interno del sistema sanitario pubblico toscano. Non ci possiamo affidare soltanto alle fondazioni private e soltanto ai privati. La Toscana non si è mai occupata di questa vicenda. C'è un dato nazionale che ci deve far riflettere, ed è quello dell'aumento esponenziale delle aggressioni ai sanitari negli ultimi anni. L'altro aspetto che ci deve far riflettere è quanto questa regione, con le REMS e con le cliniche di comunità, sia in grado di accogliere le persone con fragilità, e soprattutto quanto sia stretto il rapporto tra magistrati e operatori sanitari, soprattutto nell'ambito della psichiatria, per individuare, distinguere soprattutto quelli che sono i pazienti, quindi con delle fragilità, che hanno bisogno di una separazione di un certo tipo dalla società, da quelli che sono comuni delinquenti. Attualmente le indagini sono ancora in corso per quanto è accaduto, noi però dobbiamo immediatamente attivarci, e lo dobbiamo fare anche a livello nazionale, perché abbiamo scoperto che le
la raccolta dei dati che permette ogni anno al Parlamento di avere un rapporto sulla questione delle aggressioni sanitarie, in realtà non è possibile perché ogni regione utilizza degli strumenti differenti e metodi di misurazione differenti del fenomeno. Dopo questa tragedia, la Commissione, con la delega alla sanità e alle politiche sociali, ha già impostato il proprio lavoro futuro, raccogliendo molti degli spunti emersi negli ultimi giorni. Sì, il dibattito ha fatto emergere, ovviamente, oltre al cordoglio per la vicenda della dottoressa Capovani, la necessità di approfondire il tema della sicurezza dei sanitari. Noi avevamo proposto una mozione, ma che voleva essere solo un inizio di una discussione, tant'è che è stata richiesta dall'opposizione il rinvio in commissione. Ebbene, abbiamo accettato il rinvio in commissione, dove faremo insieme anche alle organizzazioni sindacali delle sedute su questo tema della sicurezza del lavoro, ben distinto però da quello dell'organizzazione della salute mentale. Sarebbe un errore, anche a valle di una vicenda tragica come quella della dottoressa Capovani, confondere l'organizzazione della salute mentale con il tema della sicurezza. Non c'entra niente. Vorremmo affrontare anche il tema della salute mentale, dell'organizzazione delle REMS, ma sono temi che devono essere completamente disgiunti, e questo faremo nell'organizzazione dei lavori della Commissione che, una volta reinsediata dopo la pausa della metà legislatura, vedrà appunto convocate distinte sedute su entrambi i temi. Il Consiglio regionale ricorda anche Guido Sacconi, divenne consigliere nel 1995, nel 1998 fu eletto vicepresidente dell'Assemblea, poi un doppio mandato dal 99 al Parlamento europeo e incarichi di rilievo sindacali e politici. È la festa dell'Europa, il Consiglio regionale la celebra anche quest'anno con una seduta solenne e un'attenzione particolare al rapporto della Toscana, molto solido tradizionalmente, con l'Unione Europea. A Fiesole, tra l'altro, a sede dell'Istituto Universitario Europeo, che fu il frutto dell'intesa tra gli Stati fondatori, e di qui in questi giorni passano leader nazionali ed europei, ministri, studiosi. Il nostro ministro degli esteri interviene anche qui a Palazzo del Pegaso e nel suo intervento sottolinea da un lato la rilevanza degli organi di rappresentanza dei territori, dall'altro e di conseguenza l'importanza che il Parlamento europeo abbia la possibilità vera di fare leggi. L'Unione Europea non deve fare quello che fa lo Stato non deve fare quello che fate voi non dovete fare quello che può fare il Comune, e quello che può fare la circoscrizione non lo deve fare il Comune. Ecco perché io credo, per esempio, e ho cercato di dimostrarlo sia da commissario europeo sia da Presidente del Parlamento, che il Comitato delle Regioni debba avere un ruolo ancora maggiore rispetto a quello che ha. Perché? Perché sindaci e amministratori regionali sono a contatto diretto dei cittadini ancor più di quanto non lo siano i parlamentari europei. E l'Europa, se non è democratica, rischia di diventare una sorta di baraccone burocratico dove chi ha studiato a Bruges poi decide i destini dei cittadini senza capire quali sono i bisogni reali dei cittadini, perché pensa di arrogarsi il diritto di dire io so quali sono i problemi dei cittadini. Ma tu i problemi dei cittadini li conosci se sei a contatto con i cittadini. Per questo mi sono sempre battuto affinché il Parlamento europeo avesse potere di iniziativa legislativa, cosa che tutti i parlamenti al mondo hanno. Se vogliamo un'Europa più democratica, dobbiamo credere di più nel Parlamento europeo. Il Consiglio regionale da tempo ha una propria commissione che si occupa di politiche europee e relazioni internazionali e che promuove e organizza tanti eventi di confronto su questi temi. È un momento che segna l'avvio anche del programma delle iniziative alle quali ha lavorato la Commissione Europa, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, occasioni per parlare dell'Europa, occasioni soprattutto per affrontare le tematiche anche più rilevanti, e nei prossimi giorni ci sarà anche la presentazione di altri momenti che ci auspichiamo possano richiamare l'attenzione generale su questioni che guardano all'attualità ma anche al futuro dell'Europa.
L'apertura dei lavori era stata naturalmente del Presidente dell'Assemblea. Abbiamo un tempo difficile, la pandemia, la guerra che scuote il cuore dell'Europa, allora abbiamo bisogno di più Europa e vogliamo dirlo con forza qui in Toscana, in Consiglio regionale. L'Europa è una comunità di popoli, di storie differenti, è una comunità di visioni tali da cercare di lasciare alle ragazze e ragazzi un futuro migliore. Oggi abbiamo necessità che la Toscana giochi sempre più un ruolo da protagonista in Europa, perché solamente con politiche comuni è possibile ridurre le disuguaglianze, è possibile fare in modo che un bimbo che nasca anche nel più piccolo territorio della nostra regione abbia gli stessi diritti e le stesse opportunità di un bimbo che nasce a Francoforte o in Baviera. C'è anche, ed è molto collegato e sottolineato in questo caso dal Presidente della Giunta, il tema delle risorse che arrivano o possono arrivare dall'Europa, cambiando così anche le politiche dei territori. Una regione che ha 1 miliardo e 300 milioni di bilancio, in realtà nei prossimi 6 anni avrà 6 miliardi e 600 milioni di progetti. 6.120 progetti che vengono dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, fondi europei, e 3 miliardi e 3 di progetti che nascono dal cofinanziamento fra la Regione e l'Europa nei fondi strutturali, il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, il Fondo Sociale Europeo, il Fondo per le Regioni Marittime, il Fondo per l'Agricoltura. Ecco che l'Europa quindi convive, vive con noi e anima le nostre comunità, e allora noi ci dobbiamo sentire europei. La generazione Erasmus è la generazione che dà il senso di come, superando la barriera della lingua e integrandosi sul piano degli studi, prima di tutto ci si sente europei, e è il lavoro che come Regione Toscana dobbiamo fare. Spazio nelle interviste infine ai due vicepresidenti del Consiglio regionale. Abbiamo bisogno di Europa, lasciatemi dire, di un'Europa realmente democratica, di un'Europa che sappia riscoprire le proprie radici, la propria identità democratica e cristiana, di un'Europa che faccia sorgere negli europei il sentimento comune di appartenenza e che sappia trattare in modo congiunto e in modo solidale questioni importanti, come potrei citare quella dell'immigrazione. Dobbiamo festeggiare, dobbiamo chiedere all'Europa uno sforzo ulteriore. Laddove c'è una guerra, soprattutto ai confini dell'Europa, noi dobbiamo chiedere all'Europa un ruolo da protagonista nella mediazione internazionale. Non può essere, diciamo, secondario il ruolo di una grande comunità. Noi sogniamo gli Stati Uniti d'Europa, sogniamo un grande continente che sia in grado di fare una difesa autonoma, uno Stato dove ciascuno di noi possa collocare le proprie energie, le proprie intuizioni, e mi auguro che questa festa e la nostra regione, la Toscana, giochi un ruolo da protagonista. Il giorno prima a marcare un'attenzione forte per i temi europei anche nella cultura e nella formazione è stata approvata la legge che istituzionalizza il premio Davide Sassoli. La prima edizione c'è già stata, vediamo le immagini. Il premio verrà ancora assegnato alle migliori tesi di laurea discusse negli Atenei Toscani sul tema del rapporto tra Europa, regioni e cittadini. Un modo di ricordare la figura di Sassoli e il suo grande contributo alle istituzioni europee, di promuovere il sapere su temi europei, viene detto qui. Significa che da oggi in poi questo riconoscimento, questa iniziativa che si rivolge ai giovani laureati diventa patrimonio di tutto il Consiglio regionale, e quindi è un appuntamento che diventa fisso da qui ai tempi che verranno, e questo è un tema che era emerso già in occasione della prima edizione, dove ci eravamo tutti detti che doveva essere qualcosa che si stabilizzava e che diventava strutturale. Beh, questo ci rende molto felici come commissione, perché insomma, comunque rappresenta un passaggio importante. Una figura che ha rappresentato la nostra nazione, la nostra Toscana, soprattutto in Italia, in Europa, è stata una figura istituzionale, grandissimo giornalista, ma anche una figura istituzionale, e credo che questo debba essere da sprone per tutti i nostri giovani, per tutti i nostri ragazzi,
di un esempio di una persona equilibrata, anche se politicamente eravamo su, e siamo su due sponde diverse, ma credo che assolutamente bisogna riconoscere il valore, l'esempio, la professionalità, la serietà di un personaggio come Sassoli, per cui credo che questo sia veramente un risultato importante per la nostra collettività, ma soprattutto una scelta importante per quanto riguarda la regione toscana. Fu davvero molto appassionato il discorso che Sassoli rivolse ai consiglieri toscani pochi mesi prima di morire, nel maggio del 2021, l'occasione della stessa, la festa dell'Europa. Ora il suo nome si legherà ad un'iniziativa che valorizza lo studio e l'attività di ricerca. Negli anni di impegno come presidente del Parlamento europeo ha cambiato il modo di vedere l'Europa, un'Europa dei popoli, un'Europa che unisce, un'Europa della solidarietà. Allora premiare i giovani che eccellono in queste materie è davvero un modo per portare avanti l'impegno e il pensiero di David Sassoli. Di iniziative di rilievo in realtà ne sono state presentate molte in questi giorni qui, di altro genere le avete viste nei nostri telegiornali. Segnaliamo ancora la presentazione di Agricola questo weekend a Castelfiorentino con tante eccellenze della produzione agroalimentare del territorio, e poi ancora il lancio regionale di Mugello da Fiaba, la nona edizione del Festival di letteratura, teatro, musica e arti varie per bambini e ragazzi, in programma dall'8 al 14 maggio a Borgo San Lorenzo. Altra sottolineatura per Segni Sacri, che si svolge domenica 14 maggio nel pomeriggio. 20 istituti religiosi, chiese, conventi aprono le loro porte a turisti, cittadini e fedeli nelle province di Firenze e Prato. In questi giorni è ancora in corso la mostra del fotografo Carlo Cantini, Il suono delle immagini, nello spazio espositivo di Via dei Pucci a Firenze. Ci sono 15 scatti molto belli di uno dei più grandi maestri fotografi dei nostri tempi. Dopo il ricordo di Barbara Capovani e Guido Sacconi, il Consiglio approva subito la legge di manutenzione 2023, nome forse difficile da spiegare. Possiamo dire che si tratta di un aggiustamento tecnico della legislazione regionale per evitare ripetizioni e contraddizioni. Interviene su 8 leggi regionali in questo caso, tra cui il testo unico sul personale e la legge delle norme sul territorio. Con queste correzioni la Regione ottiene anche un altro risultato. Mi piace evidenziare come il testo di questa legge di manutenzione sia estremamente semplice e snello e sia caratterizzato da norme che sono realmente di manutenzione dell'ordinamento senza reale carattere innovativo, nello spirito di una legge di manutenzione. Questo perché da tempo è invalsa una buona prassi tra il governo e la giunta regionale, con la quale, a fronte di potenziali impugnative di fronte alla Corte Costituzionale di leggi regionali, il governo muove tutta una serie di osservazioni preliminari alla giunta regionale e la giunta regionale può impegnarsi ad andare a modificare queste disposizioni, con ciò evitando l'impugnativa di fronte alla Corte Costituzionale. Si tratta di un atto meramente tecnico sul quale naturalmente spunti politici ce ne sono pochi. È chiaro che però la caratteristica di questa PDL è stata sostanzialmente di andare a correggere alcune storture, alcune disattenzioni che con forse una maggiore attenzione al momento della redazione del testo normativo avrebbero potuto essere evitate. Quindi sono, diciamo, però dei piccoli campanelli di allarme che naturalmente chiamano un po' in causa un approccio di maggiore qualità ed attenzione rispetto proprio alla tecnica della redazione dell'atto normativo. Si è tornati anche a parlare delle graduatorie ESTAR degli operatori socio-sanitari e il documento alla fine viene approvato da tutti. Ecco qualche rapido commento dopo il voto. Prima la spiegazione della richiesta che viene fatta da tutti i consiglieri. Siamo riusciti a convergere su un testo unitario che prevede due punti cardine. Il primo è sicuramente quello di dare un mandato forte all'assessore e alla giunta affinché si impegni nei confronti del governo per allungare il periodo di validità delle graduatorie, che è stato ridotto a 2 anni e che invece deve essere ripristinato nella sua valenza originaria di almeno 3 anni, perché questo consente ovviamente una programmazione più lunga, più diluita, soprattutto anche di ammortizzare e di poter utilizzare strumenti come le graduatorie, appunto, che per le quali, insomma, vengono impiegate anche molte risorse per l'espletamento dei concorsi. Secondo principio
principio è quello di procedere con l'utilizzo della graduatoria per tutti i fabbisogni assunzionali, quindi che siano a tempo determinato o indeterminato, attingendo alla validità, a quella validamente in essere, evitando il ricorso a forme di lavoro interinale, cercando appunto di assumere più personale possibile. Insomma, i commenti anche degli altri consiglieri sono molto soddisfatti. Il voto unanime viene giudicato un risultato molto positivo. Ma è una battaglia che nasce dal territorio. Io per primo ho avuto la forza di chiedere all'Aula in questa seduta di mettere in votazione questo atto. Tanto se ne parlava, associazioni, sindacati sollevavano la questione, operatori stessi. C'è un'attesa incredibile di OSS di assunzione. Quasi 2.000 persone in graduatoria da più di un anno non vengono assunte, fra un anno scadrebbe la graduatoria. Noi soprattutto abbiamo chiesto con forza che i 2.000 OSS in graduatoria vengano tutti assunti da parte della Regione Toscana, perché il Servizio Sanitario Regionale ha bisogno in questo momento di 2.000 OSS. Per la professionalità raggiunta da questa figura professionale si creerebbe un sistema sanitario più moderno, più efficace, più efficiente. Quindi c'è bisogno di assumere tutti i 2.000 OSS entro aprile 2024, per metterli nei pronto soccorso, per metterli nei corsie degli ospedali, per metterli sul territorio, per metterli nel domicilio delle persone ammalate. Sì, alla fine è stato raggiunto un accordo fra le varie forze politiche che avevano presentate tutte più o meno una stessa mozione. È stato chiesto di fare un lavoro unico, un segnale di unità, e infatti è stato votato all'unanimità. È stata una soluzione di buonsenso che chiede da una parte al governo il prolungamento della validità della graduatoria e dall'altra un impegno della Regione Toscana a far scorrere quella graduatoria al posto di utilizzare personale attraverso il ricorso al lavoro interinale. Quindi si spera in una soluzione positiva a livello proprio pratico per questi lavoratori che hanno vinto un concorso e sono in graduatoria. Quindi un ringraziamento a tutte le forze politiche per il senso di responsabilità che oggi hanno dimostrato. Abbiamo individuato che non c'è soltanto gli OSS che hanno in scadenza questa graduatoria, ma ci sono altre 25 forme di operatori sanitari che vanno dai tecnici di laboratorio a altri tipi di infermieri, e quindi credo che focalizzare l'attenzione su questa cosa sia importante. Naturalmente non si può pensare di andare avanti a forza di proroghe di lavoro interinale o di lavoro somministrato, quindi non in maniera attingendo dalle graduatorie. A Livorno sono sbarcati in questi giorni altri 35 migranti soccorsi in mare da una nave di emergency. Le immagini le abbiamo viste in tempo reale nei nostri telegiornali, e in contemporanea qui in Consiglio regionale si sono affrontati i temi dell'immigrazione e dei minori non accompagnati. Temi introdotti da due mozioni presentate da due consiglieri, uno di maggioranza, l'altra di opposizione. Chiediamo che il tema dei migranti, dell'accoglienza, soprattutto per quanto riguarda i minori, che sono circa il 40% di quelli presenti in Toscana, avvenga con una rivisitazione complessiva della normativa, superando la legge Bossi-Fini, che oramai è una legge molto datata, e trovando delle soluzioni più avanzate che consentano di affrontare il fenomeno con umanità, con accoglienza, dando una mano ai sindaci che si trovano poi a dover far fronte a questi fenomeni e alle persone che, non trovando la possibilità di un'accoglienza, magari sono portati anche a fare vagabondaggio o addirittura a delinquere. Sì, sostanzialmente noi chiedevamo di venire incontro a quelle che sono richieste che provengono ormai da diversi amministratori, anche esponenti importanti. Parliamo del sindaco di Firenze, parliamo anche dell'assessore Funaro, parliamo del sindaco di Prato Biffoni, tutti quanti uniti nel chiedere che sulla questione dei minori migranti si prenda una decisione, ovvero che si metta in piedi, almeno si cominci a ragionare davvero su un hub dedicato ai minori migranti, che raccolga questi ragazzi e sostanzialmente consenta in qualche modo di gestire
gestire un fenomeno che in Toscana oggi vede circa un quarto delle presenze appunto di immigrati proprio formati da minori. Questa è una situazione naturalmente che desta anche nei cittadini una vera e propria, diciamo, sensazione di emergenza sociale, emergenza di accoglienza. Spicca infine tra i tanti atti discussi un documento che chiede ora un'indagine conoscitiva, si legge, per acquisire notizie, informazioni e documenti sull'uso del doping e valutare la costituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul doping nello sport. L'iniziativa si lega alla scomparsa di alcuni calciatori molto noti, si legge ancora, come Vialli e Mihajlovic, e a seguito di dichiarazioni molto preoccupate di altri calciatori, anche loro molto noti, che hanno espresso dubbi sulle sostanze assunte in quegli anni. La Regione dunque dovrà attivarsi con il Parlamento per sollecitare l'istituzione di questa commissione parlamentare d'inchiesta. Oggi noi finiamo qui e vi diamo appuntamento tra 15 giorni dopo le elezioni. Ci rivedremo il 19 maggio con una nuova puntata del nostro Regionando.